ci siamo sentiti subito a casa nostra. Avila, come Cattaneissetta, condivide questa passione che suscita in tutti noi questa pietà popolare religiosa, che è un sentimento che tutti abbiamo nel partecipare alla Settimana Santa, che rappresenta la passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo e la sua resurrezione. Certamente ci divide una distanza enorme, ma nella realtà poi siamo molto vicini a tutto quello che è il nostro sentire, il nostro essere cristiani. Cioè, conoscere anche, oggi la Settimana Santa, le realtà di città diverse l'una con l'altra. Avila e Caltanissetta hanno quasi la stessa popolazione, però Avila, come giustamente ha ricordato il sindaco, è il patrimonio dell'umanità, una città meravigliosa, abbiamo già potuto ammirare ed apprezzare. E abbiamo visto che è una città pulita e ben tenuta veramente. Devo ringraziare Paco Povo perché è stato un po' il notaio di questo genellaggio, che ha permesso questo genellaggio, che è anche un rapporto di fraternità che sicuramente durerà nel tempo. Vi devo dire che ha destato molta curiosità la mostra della Settimana Santa di Avila che abbiamo tenuto a Caltanissetta in un palazzo molto, molto importante dei Principi Moncada. Ci sono stati tanti visitatori ed è stato anche un confronto molto importante tra le varie Settimane Sante di Sicilia, Puglia e quella di Avila. Noi speriamo che questo contatto continui a crescere sempre, intanto la nostra fede e poi a sentirci anche confortati che l'impegno che mettiamo ad organizzare queste rite, queste processioni, sicuramente non è una passione per delle processioni folcloristiche, ma è un qualcosa che ci riempie, ci rafforza nello spirito e è più quello che poi riusciamo ad avere noi per noi stessi che non quello che riusciamo a dare agli altri. Grazie. Únicamente eso, a mí sabe que puede contar conmigo para la verdad.